facciamo un pavimentino simulando un pavimento di un bagno. Questo è 1,5 m x 2. Poi gli metteremo delle pareti e simuleremo una cosa molto carina. Qui ho fatto il solito primer che conosciamo a memoria, che non è altro che resina autonivellante caricata con dei quarzi, e l'andiamo a spatolare a zero. Questo non è altro che un pannello in MDF, lo spiegherò meglio nel video, pannello in MDF rinforzato con un'interaiatura. Questa resina, essendo autonivellante, ci dà un pot life di un quarto d'ora, massimo 20 minuti. Il pot life non è altro che il tempo di lavorazione. Non dobbiamo essere lenti, altrimenti, lo dico sempre, va a massa, cioè riscalda e poi non è più buono. Allora, ora vi devo far vedere una cosa banale, però fondamentale. Praticamente, quando io faccio la resina, la scaldo sempre a bagnomaria, che è esattamente questo. Questo è un fornello a induzione che ho comprato. Ho fatto bollire un po' di acqua, ok? Adesso prendiamo un secchio, eccolo qua. Travaso l'acqua bollente. Ok. Questa sono 2,5 kg di resina. Ok? Ora la metto qua dentro ad immersione. Solo il componente A. La polvere di marmo in questo caso, ma uso anche un banalissimo quarzo, una farina di quarzo. Gli ho messo un po' di ossido di ferro. Metto dentro nel componente A, ok? Perché fino a quando non mettiamo il componente B abbiamo tutto il tempo di fare quello che ci pare. Perché ho messo l'ossido di ferro? Perché la base che farò sarà nera, anche se non serve, ok? Perché andiamo a fare un 3D, però quando faccio un 3D con una base colorata rende meglio il filmato. Allora, la resina è stata sciolta con la farina di quarzo, anzi no, questa è polvere di marmo, con l'ossido di ferro, quindi vediamo bella nera. Ora mi serve il catalizzatore, che su 2,5 kg sono il 60%, 1,5 kg. Per cui la spatola che utilizzerò sarà 5 mm, la provo dopo tanti anni, ricomincio con il 5 mm. Ora io sono in una posizione piuttosto scomoda perché dovrei salire su.
è venuta una lastra di marmo nera. Ok, questa è la stampa che dobbiamo attaccare. Siccome è fatta in due pezzi, la dividiamo. Via il primo. Dobbiamo sempre tagliare una decina di centimetri. Allora, mettiamo a squadro la stampa. Ok, la stampa l'abbiamo messa, ora dobbiamo togliere gli eccessi qui dove abbiamo i giunti. Quindi ci mettiamo esattamente a metà. Io premetto, non sono una cima a mettere le stampe, so il minimo indispensabile per fare una demo. E voilà. Ora, per togliere quella che c'è sotto, si
alza temporaneamente. Quindi con questo sistema alziamo un attimino qua, togliamo l'eccesso che c'è nella parte sottostante, eccolo qua. Intanto chiudiamo, ci chiudiamo. Voilà. Ora lo lascio per 3-4 ore, così la colla si attiva, dopodiché gli diamo la resinata finale ed il lavoro è finito. Allora, siamo pronti con la resina. La mettiamo tutta quanta qua sopra, sempre per evitare l'effetto massa. Sempre la spatola a 5 mm. Alcol isopropilico.